Radio Città Benevento. Benevento Reporter. Tutta l'informazione in un'ora. Con Gaetano Vessichelli e Mario La Monaca. Benevento Reporter. Puntualissimi, velocissimi, puntualissimi, benvenuti a tutti radioascoltatori e a quest'ultima puntata 2012 di Benevento Reporter. L'ultima dell'anno e della settimana di Benevento Reporter, poi è vero, andremo tutti a farci il nostro Santo Natale, le feste, Capodanno, trenini e cose del genere, ma adesso invece siamo regolarmente on air. È vero, sapete, io e Maria Monaca ci siamo prenotati un viaggio a Cuba. Sì, vero, cubante, a cubante. Dopo San Giorgio andremo al cubante. Bene. Invece allora, oggi saremo qui a Benevento Reporter a raccontarvi cronaca, attualità, politica, informazioni, arte, cultura, comunicazione, sociale e tutto il resto della nostra città e della nostra provincia. E parleremo anche delle elezioni di politica perché insomma oggi abbiamo parlato tanto del PD, ma parliamo anche del PDL. Troppa sinistra abbiamo troppa trattato, sinistra, basta. Ultimamente, quindi visto che parliamo troppo di sinistra, parliamo con, oggi avremo come un destro, ospite, sì, un destro. Come a Roma. Come a Roma, che è Roberto Capezzone. Del PDL, cittadino. Ci parlerà un po' di questo casino che sta succedendo dall'altra parte. Come no, cercheremo anche di capire a livello nazionale sta spaccatura tra i giovani del PDL e i giovanissimi tipo Berlusconi, che giovanissimo cercheremo di farci dare un po' di indicazioni. Mi sembra giusto. E niente, quindi abbiamo tantissima cronaca, ma sequestro di giocattoli proibiti in città, insomma, ne sono successi. Arresti a Napoli in Consiglio regionale. Arresti a Napoli. Arresti a Napoli. Il rumore delle manette. Sentite il rumore delle manette. Esatto, favorisco i documenti, ne hanno fatte fuori. Vabbè, dopo sentiremo. Parliamo di tutto. Se avete voglia di musica, invece, inviate il vostro SMS a Radio Città per Benevento Reporter 329-2171-661. Oppure telefonate 0824 313673. Potete mandare messaggi dal mi piace in Facebook di Benevento Reporter o da Twitter, cercate Radio Città. C'è anche il nostro portale radiocittà.net, link richieste, ritrovate audio, video streaming, tante news, le app per i vostri smartphone, tablet, eccetera eccetera. In tutto il Sannio Radio Città la potete ascoltare in FM sui 95.8. Tra un attimo torniamo per il giro cronaca, ma già ci parte il tempo elevare. Per forza. Ci sarebbero i CCCP, da fedeli alla linea. Sì. And Radio Plays. Pezzo molto natalizio. Fantastico, dai, cioè, ci sta bene. Oggi iniziamo così. Tra l'altro, come puoi vedere, io ho messo come sfondo del desktop la scritta natalizia di Radio Città col cappellino. Sei commovente. Sì, anche io mi commuovo da solo. Bene, la Chestanna questa qui, eh. La Gestapo. Ciao Anna. Tutta per te. CCCP. Thank you.
Beh, è sempre bello e suggestivo ascoltare i CCCP di Fedeli alla linea and Radio Plays per Anna. Ciao Anna. Bel pezzo per cominciare. Bello, bello. La verità, Anna, grazie, la donna dal nome palindromo. Esatto. Diciamolo così. Sì. Sta sempre figo, sai. Oh, bene. Allora, tra poco, 24 ore della profezia Maya, Vessichelli. Sì, allora, però io posso dire una cosa sulla profezia dilla, Maya. Dilla. Avete voi... rotto... No, no, a parte allora, noi che siamo, come dire... Cosa siamo? Assolutamente non siamo una radio di parte. Sia Maya. Una trasmissione di parte, non no. Ci permetteremo mai. Allora, abbiamo deciso di dare una piccola, così... Cosa? Precisazione su questo fatto. Ah, ok. Parlando alle Nazioni Unite, il presidente boliviano Evo Morales, fantastico, compagno Evo, esatto, ha voluto precisare che secondo il calendario Maya il 21 dicembre non segna la fine del mondo, bensì la fine del non tempo e l'inizio del tempo, tempo. E la fine del macia e l'inizio del pace. Pace. E alla fine di egoismo l'inizio di fratellanza, e la fine dell'individualismo l'inizio del collettivismo. Tradotto in italiano, la fine del berlusconismo. Oh, ecco. E comunque speriamo che finisce presto questa fine del mondo. Io sabato c'ho un matrimonio. Una cosa veloce, bravo. Cosa io veloce. Sto de forchetta che si avvicina a Natale, vorrei stare pure un po' più esatto, tranquillo. Esatto, una cosa veloce questa fine del mondo. Andiamo a fare subito. Facciamola subito. Così. Almeno mi risparmi i regali. Soprattutto. Se proprio dobbiamo. Sono tutto più regali. Come no. Quando vuoi, tesoro. Sono, io pronto, sono pronto. Vai. Mani tese, tutti qua, tutta benedetta. Benissimo. Andiamo. Insieme. Vai. Siamo pronti. Un, due, tre. Giro cronaca. Giro cronaca. Vessichelli. E la monaca. Io inizierei da sti giocattoli, no? Sì. Giocattoli, piccoli elettrodomestici, pezzi di ricambio per automobili, luci per l'albero di Natale. Sono circa 115.000 i pezzi illegali sequestrati dalle fiamme gialle. Poco meno di 100.000 sono in provincia di Benevento, città di Montesarchio Solopaca, San Giorgio del Sannio, perché è proprio qui che ha sede la ditta distributrice intestata ad una donna. Denunciata anche il marito, mentre le indagini sono ancora in corso, i prodotti venivano importati attraverso una ditta francese, che nel 95% dei casi questo tipo di società risulta inesistente. Mm. In queste ore le fiamme gialle stanno procedendo alla ricostruzione di tutta la filiera. Finora sono circa 20 le persone denunciate a vario titolo, mentre la polizia tributaria si sta occupando di inoltrare la documentazione alle autorità competenti. Verifiche saranno effettuate anche oltre Alpe, quindi una rete internazionale. Insomma. Il caso è stato già segnalato alla RAPEX, Rapid Alert System of Dangerous Products, ovvero il sistema di allerta rapida per prodotti pericolosi, istituito con la direttiva 2001/95/CE ed è entrato in funzione nel 2004 dopo la trasposizione della direttiva da parte degli stati membri europei. In Italia è stata recepita nel decreto legislativo del 6 settembre 2005. Beh. Non si esclude il ricorso ad una rogatoria internazionale. Corea, Cina, Pakistan, India, questi invece i paesi di fabbricazione, perché spiega Maragoni, un'impresa italiana non potrebbe mai mettere sul mercato prodotti che non rispettano alcuna regola di sicurezza. Quindi prodotti importati, rivenduti in Italia illegalmente perché pericolosi, come diceva questa direttiva, e quindi bloccata e smantellata questa filiera, questa rete di distribuzione. Io ti posso anche dire qualcosina. Dimmi. Sempre al riguardo, che sono circa appunto 115.000 i pezzi illegali sequestrati dalle fiamme gialle e poco meno di 100.000 soltanto nella nostra provincia. Ah, però. Si tratta fondamentalmente di palloncini gonfiabili, sai, i famosi palloncini. Guarda, ultimamente a me si stanno gonfiando spesso i palloncini, ecco, devo dire. Sì. Speriamo di non gonfiarli la notte. No. Sta di fatto che comunque, ecco, appunto, si tratta di palloncini gonfiabili che hanno appunto questa sostanza che è cancerogena fondamentalmente. Sì, comunque pericolosa, ecco. Tossica. Però io sempre di finanza volevo parlare, sai, perché comunque oggi è successo. Ti sei fidanzato. Mi sono fidanzato e quindi oggi vi leggo questa notizia. Vai. Bellissima. Vai. La Guardia di Finanza ha sequestrato stamane un'ingente quantità di fuochi d'artificio. Sto facendo vedere in cam stamane. Eccola. Che un uomo residente a Montesacchio custodiva all'interno della sua abitazione sotto al letto. Che cosa c'è sotto al talamo? Marietta, ho messo due scopparelli, due che pisce, che sia, due auti. Un pallone di Maradona. L'uomo appunto era stato denunciato a piede libero, però appunto i finanzieri hanno dovuto vedere se la polvere attiva, una volta pesata, insomma, superava i parametri massimi. Cioè, questo c'è pesare, che hanno fatto? L'hanno fatta, sì, non so come. Controllo approfondito. Controllo approfondito, comunque sta di fatto che proprio, ecco, notizia freschissima proprio. Sì? L'uomo è stato arrestato, quindi evidentemente c'aveva un bel arsenale. Ma sotto il... Allora, mo ti dico anche cosa c'aveva. Ma sotto il letto. Te lo dico in napoletano che fa più. Dimmelo, che fa specie, va. Guarda, 50 bot. Alcuni dei quali imbottati dalla Cina. Imbottati. E... Imbottati. E altri di illecita produzione, tra questi 4 batterie, 100 colpo cada uno, 300 cobra, 14 trick e track, 33 famigerati. Scusa, che cazzo sono i cobra? I cobra. I cobra. E hanno fatto Porsche o pallone di Maradona, il stesso cobra. Esatto. Ci sta la capa dell'alieno? La capa dell'alieno non ci sta, questa hanno i cipolle.
333, no, 33 buone cipolle ragù, sì. E 250 grammi di polvere attiva ciascuno. Ah, Insomma, questo ce l'aveva sotto il letto. Così, c'aveva un bel letto, immagino, per custodire tutto sto popò di roba. Tu pensa, che ne so, andava la moglie e faceva: ah, caro, ma hai visto dove mica dove sta l'accendino? No! Esatto, oppure magari un po' di flautulenza notturna, là fai una botta che non finisce mamma mia. Ma succede poi in questo periodo, Napoli, sai, tutti... Soprattutto, insomma, a Montesacchi questo nascondeva e botte in cui li hanno sequestrati, quindi... Senti... Mica gli ha preso fuoco la macchina? No, non gli ha preso fuoco la macchina. Dopo che leggi la notizia, mi metti una musica un po'... Come la vorresti? Tipo il genio pop porno. Vabbè, ah, io ti inizio proprio a selezionare pop porno. Ma ti stavo dicendo, no? I fuochi ancora non sarebbero da sparare per quei pochi imbecilli che ancora li usano, eh? Sì. Poi, insomma, qua cominciano già a prendere, come dire, fuoco le cose. Eh sì, perché praticamente è successa una cosa simpaticissima che tu... E adesso ti dico, due episodi che hanno mandato completamente distrutte altrettante autovetture si sono registrati nel corso della notte passata. Il primo, poco dopo le 22, è stato registrato sulla via provinciale Vitulanese, nel piazzale del cimitero di Foglianisa. Fianisa, via vegli a Camboa. Quello che sta alla coppa, Camboa, se tu ni vai per la preda. Esatto, dove si mette pure in macchina a tozzi. Lì è bruciata completamente una Fiat Croma, e fammi di meno male. No, scherzo, di proprietà di FC di Vitulano di 46 anni. Non sono stati ritrovati elementi che possono far propendere per un incendio doloso. Mentre, poche ore dopo, alle 23.45, un altro incendio, cioè un'ora e 45 dopo, ai danni di una Fiat Doblò. Queste secondo me è Marchionne che deve accendendo per poi rivendere dei Fiat. È stato registrato in via Bocca di Frasso Telesito. Via Bocca. Ci ha fatto anche una canzone di Andrea, mi pare. Bocca di Frasso, tutti a spasso, tutti a spasso. Anche qui le fiamme hanno distrutto completamente l'autoveicolo e provocato anche danni a un'abitazione nei pressi del rogo. Tanto che le fiamme erano imponenti. L'auto è di una donna, GDA. Ma ad assistere alle operazioni di spegnimento c'era il marito, di 57 anni, anche in questo caso i vigili del fuoco, accorsi entrambi gli incendi, hanno potuto appurare che si trattasse di fiamme dolosamente attivate. Beh, niente male. Queste autocombustioni di automobili non mi risultano così frequenti. No, a meno che non c'hai i petardi sotto il letto, insomma. Bravo, tutto oppure sotto il cofano. Boh, anche tutto è possibile. Sei pronto? Senti, io sono prontissimo, grazie. Sai, mi piace quando sei pronto. Sì, anche io. Sono costati cari controlli che nella notte l'8 dicembre scorso i carabinieri della stazione di Salercio del Sannio effettuarono con l'obiettivo di contrastare tutti i possibili reati connessi alla movida notturna presso i diversi locali, tra cui sei cattivo il circolo Green Temptation. Un ritrovo per adulti. Nella circostanza si accertò la presenza di 6 pregiudicati del Beneventano e di una cittadina rumena irregolare segnalata dalla questura di Benevento, nonché 7 lavoratori tra baristi, camerieri e cassieri, di cui 3 uomini e 4 donne straniere, irregolari, in nero, con conseguenti sanzioni amministrative per complessivi 29.000 euro. Amore, dammi 15.000, no problema. Devo dare subito. E la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio attività imprenditoriale. Altresì, al titolare, che era un 55enne irpino pregiudicato, venne rinvenuta la pistola, una calibro 7.65 con 8 colpi. Ah, un bel pistolone. Sì, esatto, caro, di cui uno già in canna. Pensa. Qua, vedi? Qua, nel cestino dell'immondizia del proprio ufficio. C'era una cosa, una cimice, una pemmece. Era sparata. Vabbè, niente. Insomma, detto anche fetentiello o fetola. Insomma, se stasera volete andare in Green Temptation, trovate chiuso. Volevo dire che mi hai appannato gli occhiali con l'amore. Immagino, guarda, lo so. Torniamo un po' composti, va? Bene. Perché continuano ancora gli incendi. Pericoloso principio di incendio stamane a San Nicolò Manfredi, in via Roma. È stato con ogni probabilità il calore sviluppato da una canna fumaria. Sempre loro. Ad attaccare il fuoco a una cassa panca che si trovava nel sottotetto e che sarà insomma, conservava gli abiti di vario genere. Wow, veramente, non c'è tappo. La cassa panca, due botteci che ci ho fatto il caruto, un pappe. I vigili del fuoco sono giunti sul posto poco dopo le 11.30 e hanno provveduto a spegnere le fiamme e a rimettere in sicurezza l'abitazione di RDM. Che cos'è? Random starà. Random, va bene. Io ti concludo il nostro giro cronaca con una notizia spettacolare che viene da Napoli. Napolo. Allora, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata eseguita alla Guardia di Finanza nei riguardi del consigliere regionale della Campania Massimo Iannicillo per truffa aggravata. Sta bene. Secondo l'accusa avrebbe percepito illecitamente un rimborso di circa 64.000 euro esibendo fatture per operazioni inesistenti. Iannicillo è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta condotta dai PM di Napoli Novelli e coordinata dal procuratore aggiunto Greco, che riguarda l'uso di fondi pubblici destinati ai gruppi politici del consiglio regionale della Campania.
La Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione nell'abitazione del consigliere regionale della Campania Fulvio Martusciello, ex capogruppo del PDL, in consiglio regionale, attuale consigliere delegato per le attività produttive. Nei confronti di Martusciello viene ipotizzato il reato di concorso nella truffa contestata a Gianni Ciello. Il consigliere regionale, appunto, del suo partito è stato in mattinata. In particolare, il coinvolgimento di Martusciello riguarda la sua passata funzione di capogruppo regionale del PDL e sarebbe in relazione all'obbligo di controllo della regolarità dei rimborsi che vennero erogati dai capigruppo dei singoli consiglieri. Concludo dicendo che nei riguardi di Iannicello è stato eseguito anche un decreto di sequestro dell'appartamento, pari l'importo appunto della presunta truffa, i famosi 63.000 euro. L'inchiesta riguarda fondi pubblici erogati per la comunicazione, che costituisce uno dei filoni dell'indagine sull'uso dei finanziamenti ai gruppi politici del Consiglio. Non male. Oltre a questo filone ve ne sono altri due, che vanno sotto il nome di finanziamento ai gruppi consiliari e fondo assistenza. L'ammontare complessivo di questi finanziamenti è di circa... 100. Di più, 4-5 milioni di euro all'anno. All'anno. Va bene? Stiamo parlando di 10 miliardi delle vecchie lire. Niente male, come chissà che ne penseranno i Maya stasera. Vabbè, esatto. Staremo a vedere. Ti ricordi che ti ho raccontato del portalettere scippato della borsa? Secondo me qualcuno deve ricevere una di quelle zalate di Equitalia che non finiscono mai perché continuano i furti di raccomandate. Meglio che non se la fa arrivare, così non la paga. No, dicevo, io a me non mi hanno notificato niente. Non ti hanno notificato niente, mi hanno fregato la posta. Ancora furti di corrispondenza, stavolta ai danni di una postina. Un 48enne ha denunciato presso gli uffici della questura di Benevento che verso le 12:15 di ieri, in via del Principe di Napoli, dopo aver effettuato alcune consegne di lettere, ritornata all'autovettura aziendale, ha constatato, credo, che ignoti avevano forzato lo sportello laterale sinistro dell'abitacolo e avevano rubato la borsa contenente numero 65 raccomandate, senza ricevuta di ritorno. Grazie, tengo a dirlo. Comunque si fanno la corrispondenza. Questa se ne frega, no? Va a ruba la posta oggigiorno. Guarda, è una cosa così. Pure la carta costa. Musica. Male di questa società. Quale? È il traffico. No, le raccomandate di Equitalia. Sì, esatto. Chi ci ha chiesto Cristiana De Marta sui tubi? Cristiana De Marta sui tubi ce l'ha chiesto Antonella. Ciao Antonella, tutta per te. Poi torna a Benevento Reporter, che sono curioso di sapere com'è andata ieri l'inaugurazione, anzi ieri l'altro, delle porte bronze. Le porte... io tutto, caro mio, non ti preoccupare. Cristiana è il nome di una religione a cui lei adesso più non crede. Cristiana, un tatuaggio che vuol cancellare dalla pelle, dalla testa e dal suo cuore. Cristiana non guarda più gli uomini che stanno lì a leccarsi tutto il giorno i muscoli allo specchio. E pensa ancora a chi le ha scritto certe cose, poi le ha cantate in un orecchio. E sente ancora l'odore nonostante tanto tempo. Non t'ho visto passare per la strada mentre andavi a prendere la Maria. Mi son girato per vedere se anche tu ti eri girata, ma ti ho visto andare via. Cristiana, ascolta Dalla che fa stare meglio come un grande tuffo dentro il mare. E non sforzarti di essere speciale, perché chi è speciale è sempre più normale.
Benevento Reporter. Benevento Reporter. Grana Ciccia di Bella Radio Città con la sua band. Sì. A Cirema, pezzo dedicato ai Maya, ovviamente. Beh, ma come stavolta? Meglio insomma. Di così. Voglio dire. Ci mancherebbe. Ok, allora noi abbiamo il collegamento di oggi, l'ospite di oggi, che è l'ultimo appunto ospite della edizione 2012, poi ci vedremo chiaramente a gennaio. Sempre sei Maya. Sempre sei Maya permettono. Non sia Maya. E soprattutto i pranzi di mia madre. Che forse sono anche più pesanti. Sono peggio dei Maya. Hai ragione. Allora abbiamo con noi oggi pomeriggio il vice coordinatore vicario appunto del PDL in provincia e anche consiglio comunale, Roberto Capezzone. Buonasera avvocato. Sera. Salve, come state? Un po' preoccupati con sto 21, non si sa mai. Un po' così. Facciamo i dovuti scongiuri da bravi sanniti. Ma sì, infatti. Facciamo gli scongiuri. Certo. Allora, avvocato, bentornato. Insomma, non è la prima volta che ci fa compagnia Benevento Reporter. Sì. E come dire, noi chiaramente abbiamo parlato tanto in questi ultimi giorni delle primarie di centrosinistra e quant'altro. Però abbiamo pure un po' trattato la faccenda Berlusconi, sì. Nuova discesa in campo, che ha un po' compromesso, diciamo, queste primarie nel centrodestra. Esatto, quindi cioè, a livello nazionale c'è un po' di confusione. Volevo capire, insomma, a livello provinciale come si stanno organizzando appunto le forze di centrodestra, in particolare appunto il Popolo delle Libertà. E soprattutto lei che ne pensa. E soprattutto. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per l'intervista, per la prego, faccio gli scongiuri, sì, sì. Anche bene. Io e il mio socio, noi abbiamo a cuore il destino dell'Italia e del Sangue, della nostra provincia, e riteniamo che la proposta del centrosinistra sia una proposta che non risolve né la questione nazionale né la questione europea, né la grande questione delle aree interne del Mezzogiorno, tra cui il Sannio. Quindi l'imperativo è vincere contro il centro-sinistra. E per fare questo dobbiamo mobilitare tutte le energie che sono sul campo, tutte le risorse che sono sul campo. Sì. Certo, non ci aiuta una legge elettorale dove pochi possono decidere chi andrà al Parlamento o al Senato. Famoso porcellum. Non ci aiuta, io sono stato molto critico, sono molto critico verso questa legge elettorale, perché è una legge che sicuramente allontana i cittadini dalla politica. Non trovo assolutamente giusto che chi concorre per un'alta carica politica di responsabilità debba misurarsi con il consenso e quindi con la scelta libera dei cittadini. E questa è una responsabilità che grava sulla politica, io me ne rendo perfettamente conto. Quindi abbiamo il problema innanzitutto di convincere i cittadini ad andare a votare. Poi c'è il problema di elaborare una proposta di governo alternativa, forte e credibile al centro-sinistra. Sì.
E su questo devo dire che ancora non ci troviamo di fronte ad un'idea precisa, perché la ridiscesa in campo di Berlusconi, beh, a un certo punto lui stesso ha detto, sono parole sue, non sono parole mie, dice no, ma se viene Monti è lui che unisce i moderati. Io immagino che il professore Monti non sia il salvatore della patria. Nemmeno noi, questo, questo ne siamo sicuri. Con un sentimento popolare. Gli italiani che pagano le tasse, che hanno difficoltà, noi stessi viviamo in una città dove c'è una disoccupazione giovanile veramente drammatica, tragica, io stesso tocco con mano quasi quotidianamente, dove ci sono condizioni sociali difficili. Allora, per rimettere in moto l'Italia, ci vuole una proposta forte. Noi abbiamo combattuto la sinistra, io parlo da diciamo ex segretario dell'Alleanza Nazionale, segretario eletto liberamente in un congresso. Noi abbiamo combattuto la sinistra quando i cosiddetti moderati stavano belli seduti in poltrona a guardare la televisione, e quindi sappiamo che cosa significa combattere la sinistra. Quindi io per intanto in questo momento chiedo grande rispetto per la storia politica della destra, perché se non c'è rispetto per la storia politica della destra, la destra ha diritto di rappresentarsi e di farsi rappresentare nei modi e nelle forme che ritiene opportuno. Avvocato, condivido l'impostazione di Alfano, Ma è giusto un mio pensiero per sapere qual è cosa ne pensa in materia, ma non è un po' anacronistico oggi nel 2012 ancora comunque insomma considerare la possibilità di una lotta tra fazioni politiche, visto che ormai la confusione e anche la sfiducia ha generato un po'... È una lotta tra visioni e idee diverse. Beh, sì. È una lotta tra visioni e idee diverse. La sinistra vorrebbe, diciamo, immagina un paese che ritorna indietro dal punto di vista sociale, immagina un paese dove c'è ancora la lotta di classe, dove ci sono i matrimoni tra uomini e tra donne. Noi questa visione del mondo, della società, della vita non l'abbiamo, abbiamo una visione diversa. Ci vuole innanzitutto un progetto. Progetto, una proposta politica seria. Fino ad oggi il Popolo della Libertà ha fatto la sintesi tra la cultura liberal democratica e la cultura di destra. Qualcosa oggi sembra venire meno, e quindi faremo le nostre scelte nel momento quando ci troveremo di fronte a una proposta politica. Io sono stato corretto, adesso il vicario del PDL, sono amico di Maurizio Gasparri, che ha fatto una scelta di responsabilità nel PDL, nel Popolo della Libertà, perché quella è stata la nostra iniziativa politica, però bisogna capire di fronte a che tipo di programma quindi, ci troviamo. Avvocato, insomma, di fronte alle liste dei raccomandati, a gente che non ha consenso, che viene candidato, è chiaro che poche cose. Beh, penso faccia anche molta rabbia per chi, come lei prima parlava, insomma, di memoria storica anche di una destra, che è altra cosa. La memoria politica, io dico delle cose che non sono accadute. No, no, appunto. Avvocato, per anni, perciò dico, immagino che per lei sia anche abbastanza avvilente vedere, aver visto certe cose nell'arco degli ultimi anni, no? No, per me è avvilente vedere, da un lato, persone che parlano della storia, dell'unità politica della destra, è un dato storico, è un dato culturale, quelli che pensano di fare le liste, le listarelle, tirare di qua, tirare ci vuole una proposta seria, e la storia politica della destra è una storia seria. Ora, nel Popolo della Libertà c'è stato lo spazio politico, e c'è ancora lo spazio politico per la destra, però poi ci vogliono delle scelte conseguenziali. La destra di background, diciamo. Se qualcuno si sveglia la mattina e fa la lista dei raccomandati che vanno al Parlamento, non si sa per quali meriti e per quali opere, quando invece il Paese vuole una classe dirigente capace, professionale, seria, responsabile, rigorosa, onesta, queste sono le cose che avvocato, ma lei ci è rimasto anche un po' male, diciamo, sul fatto che poi non si sono fatte più anche le primarie dal centro-destra, cioè poteva essere comunque una forma di Io non la drammatizzo questa cosa, perché ho dato ragione ad Alfano quando coraggiosamente ha detto facciamo le primarie. Aveva ragione Alfano, poi si è rilanciato la parola. Io le primarie le considero una esercitazione politica, una ginnastica politica che serve a incontrare la gente. Noi siamo chiusi in casa, dietro i nostri computer, pensiamo ai fatti nostri, ma il cittadino vuole capire, vuole che le cose
sì, gli siano dette, gli siano spiegate. E allora le primarie è l'occasione per incontrare prima della campagna elettorale e poi è l'occasione per selezionare la classe dirigente. Quindi diciamo era favorevole comunque a fare, si potevano fare anche chi sono i bravi e chi sono i brutti, anche in confronto anche alla chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Voglio dire, mi sembra una cosa sciocca. Appunto, dico anche in base alla legge elettorale che c'è, poteva essere anche una situazione, una soluzione, diciamo, anche per dare anche un test. Aspettato una legge elettorale dove il cittadino poteva liberamente esprimere una propria preferenza e quindi fra il raccomandato in Parlamento si doveva misurare con il consenso. Quindi aveva il consenso, era cosa ci faceva piacere e noi non eravamo, come dire, contrari a che qualcuno si misurasse con il consenso, ma questi che scappano, che non si misurano col consenso, ma voglio dire, non danno una buona prova della serietà della politica, del fatto che la politica comunque dovrebbe essere una cosa seria, una cosa che serve a risolvere i problemi di tutti e non i problemi di ciascuno. Poi noi viviamo in una provincia, a proposito dell'intervista che ho preso, che lei mi ha visto, dove c'è stato qualcuno che ha tentato di distruggere la destra politica. Ma non ci è riuscito perché, voglio dire, i fatti sono quelli che tutti sanno. Non ci è riuscito perché la base della destra politica si è ribellata e ha fatto un'altra cosa. Sì, meno male. Quindi insomma, ha votato liberamente. Senta, sono anche curioso. Io non so se poi questo che ha tentato di distruggere la destra politica oggi troverà posto nelle liste della campagna, dovrà andare in Piemonte, in Lombardia, in Sicilia. Non lo so. Non sono fatti niente. Poi ci sono quelli che vogliono tentare e che tentano ostinatamente di distruggere il centrodestra in questa provincia. Quindi è chiaro che noi, classe dirigente responsabile, io fino ad oggi ho osservato un silenzio, come dire, poi leggo sul giornale tante sciocchette, Capezzone sta con la Melone, con la Melone, abbiamo detto anche noi, voglio dire, ma noi non stiamo con nessuno, io sto nel Popolo della Libertà, fino a prova contraria, sono notoriamente un amico di Maurizio Gasparri che ha fatto una scelta chiara, però chiedo serietà e responsabilità, ci vuole, la destra deve essere rappresentata correttamente, politicamente, se non lo è, avvocato, dire, ma lei si candiderà stavolta? Ma guarda, io se critico una legge che consente a Tizio, a cui squede popolo, di essere eletto, ovviamente, diciamo, non mi farebbe piacere essere candidato in una legge dove i cittadini non mi scelgono perché non possono né scrivere il mio nome né mettere una croce sul mio nome, scegliendo liberamente. Questo non mi farebbe piacere, ma è chiaro che da dirigente politico non mi sottraggo alla responsabilità, alla battaglia, per quel poco che posso fare, per quel poco che i miei amici possono capire e apprezzare di me, se ci dovesse, dovesse essere questa possibilità, perché no? Già gliel'hanno chiesto, avvocato? Oggi noi non siamo ancora di fronte a una proposta politica alternativa al centro-sinistro, vi prego di sottolineare questo dato. Sì, assolutamente, ma volevo sapere, già gliel'hanno chiesta una sua candidatura per adesso? No, non è stata richiesta alcuna candidatura. Ho capito. Invece volevo sapere, sì, facciamo un'altra domanda. Così, insomma, andiamo anche un po' nel nostro orticello. Sì. Comune di Benevento, noi più volte ci siamo occupati del possibile dissesto finanziario, Corte dei Conti, ricapitalizzazione dell'Asia. Voglio sapere da lei in che condizioni è il nostro comune. Visto che domani c'è appunto questo ennesimo consiglio comunale che era saltato, no, come sappiamo. C'è il partito del mattone in questo volevo già darmi alle feste di Natale, ma invece no, affrontare il consiglio. Altre volte non l'ho fatto perché tanto non ne valeva la pena, ma domani vale sicuramente, è necessario dare battaglia, perché c'è il partito del mattone che vuole costruire in deroga reclamando una pubblica utilità. Poi vediamo se c'è questa pubblica utilità, se c'è questa pubblica utilità, se chi costruisce diciamo per determinare condizioni di abitabilità, di socialità diverse, o costruisce per mettersi i soldi in tasca. Questo poi lo vediamo domani in consiglio. Invece la questione finanziaria del comune, il comune è in una situazione di dissesto, di predissesto finanziario, c'è stata questa adesione al salvamenti che io, diciamo, non ho commentato né mi sono preoccupato di commentarla, perché è una scelta molto tecnica, cioè vale a dire, il comune si è accorto di avere 30 milioni di euro di debiti, nella scorsa consigliatura sono stati approvati 21 milioni, riconosciuti 21 milioni di debiti fuori bilancio. Allora dico, come mai ve ne siete accorti solo oggi? Altri dicono, ma quelli che c'erano ancora prima se ne sono accorti. La verità, secondo me, sta nel fatto che
la gestione del denaro pubblico deve essere affidata non solo a una politica che ha capacità di controllo, quindi seria nell'indirizzare la spesa verso ciò che serve alla collettività, ma ci vogliono anche delle strutture, dei dirigenti, dei tecnici che sono accorti, che sono capaci e che gestiscono tutto questo nell'interesse pubblico. Guardando bene, tutto questo negli ultimi 15 anni alcuni elementi non hanno. Io ho chiesto una commissione di indagini. Fino ad oggi non si sono presi la briga neanche di fare, hanno fatto una mezza riunione, ma chi scappa di qua e chi scappa di là, perché io l'accertamento, non dico delle responsabilità, perché poi è una brutta parola, è una parola pesante, ma l'accertamento della verità tecnica, perché il cittadino vuole sapere, ma questi soldi perché li dobbiamo pagare? È una domanda molto semplice. Beh, mi sembra anche più che legittima. Noi pure abbiamo la responsabilità di dirlo. Io appena potrò tornerò a dare battaglia sulla commissione di indagine e vediamo delle carte. Vediamo delle carte per come dire alla gente. Il milione di debiti l'ha fatto Tizio perché ha fatto questo. I 5 milioni li ha fatti Italia perché ha fatto quest'altro, beh, poi. Come dire, poi i cittadini valuteranno. Benissimo. Beh, è stata insomma una bella chiacchierata con me. Grazie avvocato, noi le auguriamo buone feste con la speranza che i Maya non grazie ci abbiano preso. Voi, a risentirla, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie all'avvocato Capezzone. Insomma, a destra più incasinata della sinistra, a quanto pare. Sì. Anche se a quanto pare lui e Meloni non hanno niente da spartire. Però nemmeno con Berlusconi. Onioni. E quindi con chi? Non lo so. Vabbè, con Gasparri. Comunque ha detto. Ho detto Gasparri, non dicevo da un sacco di tempo in realtà. Che ho scritto io. Così. Va bene. Non lo so. Noi andiamo in pubblicità, torniamo con la seconda parte di Benevento Reporter. Ancora i fatti che arrivano dal Sannio e da Benevento. E poi la chiosa, nostra consueta. Esatto. Che cambia frequenza è una Meloni. Benevento Reporter torna dopo la pubblicità. Spot. Orzelleca Premiazioni a Benevento è coppe, medaglie, trofei, distintivi, bandiere, gagliardetti, pergamene, quadri, articoli militari, araldica e labari personalizzati. Orzelleca Premiazioni. Al reparto oggettistica hai un'ampia scelta di quadri, bomboniere, partecipazioni, menù personalizzati, orologi, regali e souvenir. Orzelleca Premiazioni esegue incisioni laser computerizzate su targhe per ufficio in plexiglass, alluminio e ottone, riproduzioni in immagini, timbri, personalizzazioni automezzi, segnaletica stradale, ferroviaria per interni ed esterni, insegne e striscioni. Orzelleca Premiazioni è a Benevento in via delle Puglie 15 e via Torre della Catena 2127. Telefono 0824 21 535. www.orzelleca.it. Orzelleca Premiazioni. Gioielli per lo sport. Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. Rompete gli schemi. Provate Citroën DS5 e preparatevi a un'esperienza senza precedenti. Lasciatevi sedurre dalle linee eccezionali, dalla rara eleganza e scoprite l'innovativa tecnologia Full Hybrid Diesel con 200 cavalli di potenza massima, modalità 4WD e solo 99 grammi di CO2 per chilometro. Da oggi vi diamo il benvenuto in una nuova era. La tua Citroën ti aspetta presso la concessionaria AutoV, strada statale Appia 7, chilometro 257 Benevento, telefono 0824 64711. www.autove.citroen.it. Benevento Report. Siamo noi. Siamo sempre noi, Confermo. Allora, Benevento Report. C'è chi dice che danno non ti grattare il naso in diretta che si vede, ma no, perché mi fa prurito. Se gli è prude, gli è prude. Prude, capito? Poi in questo periodo prude a molti. Ciao Federica, comunque. Ciao Federica. Questa cosa. Prossima richiesta che poi torniamo con le altre news, ne abbiamo, C'è anche una bella notizia love. Bellissima, di quelle proprio che tirano, Sì, 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 che se ci fosse ancora Capezzone in collegamento direbbe la sua, secondo sicuramente. Me. Sicuramente, va bene. Prima però Mary Lou di Mannarino, chi l'ha chiesta? Mary Lou di Mannarino ha chiesto a Francesco. Che poi lui è Mannarino, la mamma è tarocca, il papà è Portogallo. Comunque la donna del porto all'abito corto. All'abito corto. La donna del porto, bella con l'abito corto, rossa nella sera, se ne va. Una mattina ha preso la corriera, perché voleva andare alla città. Con la zappa le rubava tutta la felicità. Trovata fuori
casa in un convento, però poi fuggì dall'aldilà. E in questa strada sporca come il mondo, quanto è bello camminare. La donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Il giorno vende al sole del mercato il sale dolce della libertà. La notte vola sopra un cane alato e sveglia tutta la città. È vestita sempre trasparente e i capelli sono di lilla. Porta in mano una stella cadente e terrorizza la città. Del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Ma poi un ragioniere ha sbalbollato perché non riusciva più a contare. Poi precisamente ha calcolato di ammazzarla dentro un bar. Sopra il pavimento, ma se rialzato dentro non si fa. Gli ha dato un pizzicotto sotto il mento e l'ha spedito all'aldilà. La donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. A volte il greggio è fame della gente, serve un lupo nero da maestrar. Il pazzo ha fatto tutto di sua sponte, aveva gli occhi di mamma. Purtroppo Mary Lou non l'ho più vista e a volte io mi chiedo dove sta. Ma forse è meglio vivere all'inferno che in una santissima città. Mary Lou, che poi tu hai capito che mestiere faceva Mary Lou? Che faceva? Che faceva? Vabbè. Ah, parlamentare faceva. Sì. Hai ascoltato Alessandro Mannarino a Radio Città. Radio Città, la radio preferita di questa città. La radio preferita del sindaco Pepe. La città. Vabbè. Perché anche con la profezia Maya il nostro sindaco è sempre Pepe. Ricordate. Sì. No, questo è questo poco, è fuori dubbio, non c'è niente non da fare. Non ci piove. È così, c'è proprio scritto negli annali. Stampato, infatti è proprio stampato. Allora, io, ecco, prima di riprendere vorrei lanciarti una questo notizia momento, love la nostra... mattina quando mi sveglio la notizia love. Dai, dai, scudettate, dai, forza, tutti a levare, scudettiamo, che questa è una grandissima notizia love. È signori, tornato, è tornato, hai capito? A dire dei ceppaloni, mi ecco. Chiamo Ork, su nuovo vengo da Ork. È tornato Mastella, potrebbe tornare in Parlamento al prossimo giro. Altro giro, ha preso il fiocco come sì. Sul brucomela, hai capito? Probabilmente al Senato. Ah, questa è la notizia che c'è oggi sul quaderno.it. In queste ore il leader Udeur sarebbe a Roma a colloquio con Lorenzo Cesa. Pensa che roba che c'è. Ricordate? Vabbè. Ce fa o Cesa? Chi lo sa. Insieme starebbero tentando una reunion di ex democratici cristiani. Madonna, cosa proprio, mamma mia, guarda, mi è venuto ha preso il fegatillo. Ah, mamma mia, vabbè. L'operazione non piacerebbe però né al presidente Casini, pensa. Aggiungerei, ma va, né al
Deus Ex Machina dell'UDC in campagna De Mida. Vabbè, che vuoi fare? Magari lo potevano candidare a sindaco. Volti nuovi, capito? Amicizie nuove, sì, anche. Ancora titolare di un pacchetto relativamente consistente di voti. Io ci aggiungo, ma davvero? La figura di Mastella. Anche di un pacchetto di sigarette. Ma non male. Potrebbe oscurare l'ingresso sulla scena parlamentare di chi si considera in pole position nel sagno tra i centristi. La quotazione dell'ex guardasigilli sono in risalita, considerando che lo scenario più verosimile prevede 4 liste a sostegno di Monti, tra queste l'UDC. Questa volta sì, UDC. Oppure UDC, metti una mano qui. Sì, anche. Nel caso remoto, per ora, che dovesse profilarsi la lista unica, la presenza di Mastella non sarebbe ben digerita né da Montezemolo, sì, che in lista vuole facce nuove, né dai Monti Boys. I Monti Boys, ragazzi, dopo i Papa Boys, i Monti Boys. E a proposito di Papa Boys, perché noi Monti Python, direi. Soprattutto. Sì. A proposito di Papa Boys, io te la lascio allora la notizia, sì, love. Quello pure è amore, no? Sì, guarda, è amore, però ci sarebbe più bene un canto gregoriano. Se vuoi, io passo subito al canto gregoriano. Non mi puoi invitare a nozze. No, te lo volevo dire perché è un momento importante della nostra collettività. Allora, quando fai così, guarda, lo so. Aspetta, che cerco. Sì, no, cerca. Io, nel frattempo, appunto, vi volevo dire che dopo la. La cattedrale, sì, la cattedrale, l'inaugurazione della cattedrale, è tornato l'arcivescovo Mungione. Salve ragazzi, come state? State bene? Male. Mi fa piacere. Allora, niente, c'è stato il messaggio di Mungi, natalizio di del nostro amico Mungi. Così ci ha. Che ha fatto Mungi? Spero in un, che sia un Natale di amore e di pace alle famiglie. Ecco, questo è il messaggio dell'arcivescovo Andrea Mungione alle famiglie dell'arcidiocesi. Nelle parole del prelato non sono mancati vibranti riferimenti anche alla congiuntura economica, così difficile, che non dà lavoro alle persone, anzi lo toglie a chi lo aveva. Ma tu come la vedi una lista di centro, Monti Boys, Mungione Mastella, come la vedi? Monti, Mungione Mastella, Montezemolo anche. Tutte 4M. Le 4M. Anzi 5, perché pure i Maya io ci metterei. Quelli cominciano a parlare, che ne fa stati un po' zitti. Guardate le porte bronze. Le bronze, andate a capate nelle porte. Andate sotto gli schiavi, chiamo Don Bombilio e mi chiude le cancelle. Don Bombilio e chiude le cancelle. Cioè, l'inzerra. No, così rimanete voi dentro. Secondo me, se mai ci dovesse sentire Mungione, ci scomunica fino all'altro. No, ma ci vuole bene, io sono sicuro. Anzi, salutiamo il nostro. Ciao Mungi. Carissimo. Sì, esatto. Sì. Va bene, andiamo avanti perché abbiamo altre notizie. Censimento? Censimento. In provincia di Caserta. Questo canto gregoriano. No, questo lo lasciamo. No, lo lasciamo. C'è il comune più giovane della Campania. Indovina qual è, Vessiche? Qual è? Ort di Atella. Hai mai visto Ort di Atella? 32 anni di me. 32 abitanti. Età media 32 anni. In una regione che presenta l'età media più bassa d'Italia, 40 anni. Sì. La città più popolosa è ovviamente Napoli, 962.003 abitanti. C'è il Tresparo. Ma Vicenza, Pascale e Nico. Sì, e Tonino. Mentre quella che ha subito il più brusco calo di popolazione è l'Irpinia, 15. 15, per forza. 15. Cioè, quanti ne sono 15? 15 di più. Vabbè. E Benevento, il nostro capoluogo, conta ad oggi 61.489 abitanti, una perdita di 302 abitanti rispetto alla precedente analisi redatta nel 2011. Sì. E sono tutti quei giovani come noi che se ne sono andati all'estero a lavorare. Esatto. E quanto emerge dal 15° censimento generale della popolazione delle abitazioni reso noto dall'Istat, degli oltre 61.000 beneventani, 1.248 sono di nazionalità straniera e ci sono anche 14 ultracentenari. Mm. Capito? Spostandoci nei comuni invece della provincia sannita, l'Istat assesta la popolazione a 284.900 abitanti con un calo di 2.142 persone rispetto al 2001. In aumento la popolazione straniera residente in provincia che sale a 5.650 persone, ci sono ben 74 ultracentenari tra i comuni del Sannio. Dopo Benevento, come densità di popolazione, c'è Montesarchio, comune più popoloso della nostra provincia, 13.198 persone, seguito da Sant'Agata dei Goti, che ne conta 11.310, e precede San Giorgio del Sannio, che ne ha 9.809. Sì. Ginestra degli Schiavoni, si conferma il comune meno abitato della provincia, solo 532 abitanti. Beh. Una manciata in più per Pietraroia con 587. Terz'ultima, indovinate un po', Sant'Arcangelo Trimonte, 641 abitanti. Sì, diciamo degli stranieri aumentati a 5.650, oltre 1.200 sono residenti a Benevento, poi Montesacchio, Telese e Nola. Chissà che cosa ne pensa l'unico straniero che è residente a Pietraroia. A Pietraroia c'è uno straniero? Si sveglia la mattina. Vuoi il cennino? Vedi il cennino, lo compri il cennino. Però è un monopolio, almeno quello. Vabbè, c'è il monopolio sicuro, insomma. Alla Scalfì uno così. A Castellella e Valfortuna ce ne sono 4. Ah, 100. Sì, quattro. Giocano a ping pong. Sto vedendo. E due più risiedono a Ginestra degli Schiavoni. Quindi a Ginestra, se uno si ammala, possono fare un quinto e sette. Gaeta. Gaeta, poi io, che sono sindaco. Poi ancora nel Sannio la miglior performance degli ultimi anni di Telese
Terme, che sale a ben 1.208 abitanti stranieri. Hai capito le Terme? Abitanti in generale, abitanti, scusa. Sì. Poi Limatole ed Airola. Il calo maggiore nel Fortore, il primo comune a registrare la perdita maggiore, pensa San Bartolomeo in Galdo, che in un anno ha perso 751 Mamma abitanti. Mamma mia! Seguita da Colle Sannita, 543 in meno. Arogolle. E Castelvetrano al Fortore, 451 in meno. Lo so dire a mia nonna è di Colle Sannita. Benissimo. Butto lì. Per quanto riguarda gli ultracentenari, sono 74 in tutta la provincia. Chiaramente ci sono a Benevento 14, poi 4 a Castelvetrano al Fortore, 3 per Comune, a San Marco, Pietrelcina, Pago, Sant'Agata dei Goli, Airola e Morcone. Ah, quindi paghi tu? Pago detto io. Pago. Pago siamo io. A posto. Esatto. Io adesso andrei proprio a Roma di filato. Sì, dici? Anche perché non abbiamo altre news che vengono da Benevento, quindi possiamo andare a Roma. Oggi grazie Roma e mica tanto perché c'è questa news, io adesso ve la leggo, prendetela un po' come volete. Poco fa abbiamo menzionato i Monty Boys, siamo solo all'inizio delle riforme strutturali. Occorrerà anche per l'Italia migliorare ogni giorno. Lo ha detto il premier Mario Monti parlando dello stabilimento Fiat di Melfi. L'azione del governo è solo all'inizio, anche se quella di questo governo è terminata. Ha aggiunto alludendo alla necessità di continuare il processo di riforme avviato. Penso che sarebbe irresponsabile dissipare i tanti sacrifici che gli italiani si sono assunti. No, ci ha fatti assunti assungere, insomma, caro Monti. Caro signor Monti, se comunque tu ricordi. Mario a casa per Natale, dopo svariati rinvii, accolta la richiesta di licenza di 2 settimane. La Torre invia un sms alla sorella e dice: casa sì, grande sollievo, dimostrata la sensibilità indiana, conto sulle decisioni della Suprema Corte, ha detto Napolitano. Volevo se succedeva in Italia, che succedeva agli indiani che sparavano i nostri pescatori, ecco. Tensione alla Camera sul decreto sulla raccolta delle firme adottato in aula questa mattina senza l'accordo tra i gruppi parlamentari. O il decreto resta come è stato varato dal governo o per il PD può anche decadere, afferma Michele Ventura del Partito Democratico, che ha espresso questa posizione alla conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico non accetta il parere favorevole che nel comitato dei 9 è stato espresso l'emendamento cosiddetto Salva la Russa, che esenta dalla raccolta delle firme i gruppi parlamentari che si costituiscono tra il 21 e il 22 dicembre, Maia permettendo. Il decreto deve restare quello che è, senza modifiche, diversamente non ne garantiremo la conversione, puntualizza Ventura. Quarto. Abbiamo presentato al Senato la richiesta di costituzione di un gruppo parlamentare, lo dice Ignazio La Russa, appunto ex AN, alta camera non abbiamo ancora fatto, alla Camera chiedo scusa, alla Camera, solo perché siamo ancora sondando un nome importante a Montecitorio. Cioè? Potrebbe essere lui? 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 Ma lui chi? Quello là, forse, no. Chi? No, non penso. Dici Berlusconi! Hai detto a tempo, vediamo. Perché la prossima news è sull'uomo che si è fatto da solo. E allora? Il procuratore aggiunto di Milano, Maurizio Romanelli, ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per Silvio Berlusconi. Ma dai. Imputato per rivelazione di segreto d'ufficio nel processo con il centro dell'attenzione Fassino Consorte. L'accusa ha chiesto invece 3 anni e 3 mesi per il fratello Paolo Berlusconi. Mai andare in Germania. Che Paolo. Si sono fatti da soli. Esatto. Lascia la musichetta perché io ti do grazia per Alessandro Sallusti. Sallusti, non ho chiesto nulla. Se il presidente valuta grazie, segnale importante per tutti. La domanda è stata appunto inoltrata da Napolitano a il ministro Severino. E sti cazzi. Il Festival di Sanremo 2013 è confermato dal 12 al 16 febbraio. Che culo, lo annuncia Mamma Rai. Nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi di uno slittamento delle date del festival per evitare l'ingorgo con gli obblighi imposti dalla legge sulla par condicio in vista di un possibile Election Day 17-18 oppure 24-25 febbraio. Oggi la conferma della collocazione è già prevista. In bocca al lupo a tutti, commenta su Twitter il direttore intrattenimento Giancarlo Leone. Viva la Rai, tutta felice Fabio Fazio. Twitto io sti cazzi. Ecco, strage di Viareggio. La procura di Lucca sta notificando le richieste di rinvio a giudizio per 32 persone e 9 società indagate nell'inchiesta sulla strage appunto in Versilia, avvenuta lo scorso, no, o meglio, il 29 giugno del 2009, che provocò, ricordiamo, 32 vittime. Scusa se è poco. Ecco, sempre rimanere in Toscana, esplode una bombola GPL a Prato. 4 feriti, intossicata bambina di 8 mesi, ustionati gli altri 3. Lo scoppio mentre alcuni tecnici stavano bonificando un bombolone di gas nel giardino di una villetta nel Pratese. Io torno a parlarvi invece di Marco Pannella, che continua il suo sciopero della fame, dicendo sto meglio, continuo lo sciopero. E poi si è muzzicata un'infermiera. Scherzo. Intanto comunico che lo sblocco e riattivazione dell'attività renale sembrano avviate a realizzarsi, con i 400 cc circa di diuresi che ho prodotto in queste ore. Cioè, ci ha parlato del suo piscio, e quanto afferma Marco Pannella in un comunicato che, tra il punto della situazione alle 4 di stamane, sul suo stato di salute in seguito allo sciopero della sete e della fame per l'emergenza carceri. Ti devo dare una notizia.
Che è successo? Che è? La figura ha dato 4 anni a Schwarz. A chi? A Schwarz. Alex Schwarz. Il maratoneta di marcia che si faceva la roba in Turchia. Ma io non volevo andare in Turchia a prendere la... Uguale, oh. Sono stato costretto. Volevo, stavo con i... Che faccio? Corso primo, che faccio? Stavo con i cerpiatti. Mangiavo il Kinder Fatalante. La cioccolata. E poi... della droga. Sì, botte. Comunque io una volta ho conosciuto sì. Schwarzer, stava su un treno e si faceva uno spinello, lo volevo dire, eh? Sì. Ecco, mo, l'ho ammesso. Scherzo, ovviamente, però adesso basta. Con chi? Con Povia? Sì, 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 sì. E poi quando i piccioni fanno... beh, immagino. Sì. Vabbè. Bene. E per me è tutto. Io ti dico giusto l'ultima Dimmi. Notizia calciofila. Oh. Oggi c'è stato il sorteggio di Champions e di Europa League. Champions? Allora, la Champions c'è Milan-Barcellona, ah, un classico. Fortunati milanisti. La Juve invece c'è sempre culo e gioca con il Celtic di Glasgow. Ah, perché no, con la forza e coraggio, cioè. Soprattutto Europa League, il Cluj contro l'Inter. Ah, c'è andata quasi bene. Borussia Mönchengladbach per la Lazio. E il Pilsen al Napoli, che sarà una birra. Pilsenal. Pilsenal. Vabbè, il Napoli degli ultimi tempi ha perso ieri col Bologna. Sì, a proposito, Coné scarso. Coné fa schifo, ha fatto due colloni esagerati in due partite. Rovesciata in aria, Esatto. E ieri tiro a giro sul palo più lontano. No, ma bellissimo. È scarso. È una cagata di giocatore. Fa schifo proprio, guarda. Vuol dire, quando c'hai gente in campo, tipo... hai capito, no? Sì, vabbè, chiudo poi dicendo che Cagliari-Juventus, sai, Cagliari è in vero, Sardegna sì. E si gioca a Parma. Sì, ah no, a Treviso, Trieste, no, no, così a Parma. Beh, mi sembra giusto, Parma, anche perché Cellino sappiamo che è così un po'... Ma da Cagliari a Parma è una passeggiata. Però è uno dei pochi presidenti al mondo che si fa lo stadio e si dà da solo l'autorizzazione a farci andare la gente. Vabbè, avanti, capito, cioè è fatto, cioè, così. Almeno allo Juventus Stadio gli ha dato la Fiat l'autorizzazione. Va bene, è davvero tutto, sì. Salutiamo i Maya e tutti voi che ci avete seguito in quest'anno di Benevento Reporter, però domani il Vessichelli sarà di nuovo qui con me, perché sì, vi aspettiamo dalle 18 alle 21 per lo speciale Radio City Planet di fine stagione di Radio Città, 18-21 domani, si chiamerà Mayadoven. Ci sta tutto, insomma. Ci salutiamo con Bruno Mars. Bene, benissimo. Che si è fatto prestare le corde vocali da Sting. Volevo solo giusto ricordare ai nostri ascoltatori che noi torneremo chiaramente. Adesso ci prendiamo un riposino. Dopo la Befana. Dopo la Befana, sai. 2013. E vi dico anche la data esatta del nostro simpatico ritorno, signori miei. Stai sfogliando il calendario. Esatto, praticamente. Bene, bene. Allora, la nostra... noi torneremo appunto in diretta 10. A partire da martedì 8 gennaio. 8 gennaio, giusto, stava 2012, 2010, martedì 8 gennaio. Io martedì 8 gennaio torneremo con Benevento Report, quindi vi auguriamo Felice Anove, Cardone, coso, Meteoriti, tutto. Di tutto, di più. Divertitevi. Ciao. Ciao.